Bentornati, siamo quindi al secondo turno di questa Winners Final. Siamo qui all'evento Gamers vs Food, ostato da Stream Fighters al ristorante internazionale di Padova, via Venezia 65, Sushi Wok per tutti quanti e la famiglia e gli amici. No, niente fuoco stasera. Ricordiamo che i premi di questo torneo sono per il primo classificato, un New Nintendo 3DS offerto da Gameside, negozio di videogiochi di via Zapparella, Padova. Al secondo posto abbiamo un cesto di prodotti alimentari giapponesi offerto da Kissa Shop, fumetteria in via Margagni a Padova. Fumetteria, prima fumetteria con reparto alimentare. E per il terzo posto un action figure della Banpresto di Jigen. Dei bei premi. Comunque questo match vede due antichi di Stream Fighters, diciamo, Kuro contro Forgo. Vediamo già come Kuro, il favorito dei favoriti, sia già a un bel vantaggio rispetto all'avversario. La pressione però di Forgo è molto importante, molto pericolosa. Tiene lui nell'angolo, cerca di non farlo muovere, ma pure lo cross up e gli passa dall'altra parte e lo fa andare all'angolo. Nel frattempo sta tubagando il terreno. Crash counter e invece il recupero, ragazzi, c'è un recupero importante per il Forgo che cerca di entrargli con il. Però purtroppo il buon Kuro riesce a capitalizzare. Secondo round. Cominciano subito ad attaccarsi ferocemente. Un po' di fuzzi. Quell'anti-air è infame e la critical art subito. Bellissima critical art di Chun-Li. Il puro riesce a buttare le critical art così come se fossero molliche, è fantastico, è veramente un giocatore di altro livello rispetto a me. Due parole, detto bene. Allora, innanzitutto questa è la Winners Final, volevo ricordare. Ah, vabbè, due giocatori che sono da me spesso. Quindi vediamo che Kuro con Chun-Li ha degli ottimi tool. Instant jumping e poi va in cross up, che è molto difficile da parare. Infatti però Kuro mi sta parando. Molti player su questa cosa vanno in palla. Ok, che bel touch. Ottimo touch. Inattiva, overhead. L'overhead fa forse lì. L'over fa un solo hit? Sì, solo le normal, a quanto pare, non normal, non command, possono fare due hit, un V-trigger, che comunque è un V-trigger allucinante. Complimentoni a Forgo per aver lanciato Chun-Li dentro l'autobus numero 38 barrato. Come dice, il terzo round è incredibile questa sfida, veramente di un livello molto 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 alto. I due giocatori non vogliono in nessun modo lasciare neanche un po' di terreno all'avversario, ma Kuro riesce sempre a capitalizzare, a trappare l'avversario con questi calcetti bassi. Il chip è importante, anche se vediamo che c'è tanto danno bianco, quindi è recuperabile, però faccio tutto bene. Bella, bella la V-skill di Bison, molto molto utile con i personaggi che usano le bolle. Teleport non funziona. Lo lancia lontano dall'angolo, forse preferisce avere l'intero schermo per sé. No, non riesce a ricoprirlo con la sua bolla. V-trigger, bellissimo il teleport dietro, purtroppo credo non abbia funzionato. Una situazione spinosa per Forgo, che però gli fa un bel chunk di danno mostruoso. Ah,
Accidenti. Una punizione importante. Ma è 1-0 per Kuro. Ricordiamo che questo match, essendo la winner's final, è al meglio delle tre, meglio delle cinque. Lollo, FT3. Oh, è al meglio di 5, quindi chi vince 3 match si porta a casa la finale. Siamo 1-0. Parte molto aggressivo con questa, sembra un po' il basso del 4. Ok, Kuro air to air, vince, presa del forgo. Spara, ottimo counter. Eccolo, quello di cui ti parlavo prima. Jump in e poi cross up. Jump in e poi cross up. È difficilissimo da barare. Poi Kuro ha anche un ottimo setup. Vediamo. Da terra a presa, poi avanti per il fuoco. Danno, vai in cross up. Peccato che ho sbagliato la combo. Ok, instant flag, vanno a segno. Miki. Prima presa. Ok, siamo. Adesso Kuro all'angolo e Forgo è in vantaggio freddo. Facciamo un gioco di normal, Kuro. Kuro ha fatto la genialata di fare con l'over. Un block. Accidenti, il recupero. Forgo si sta dimostrando il maestro dei recuperi. Abbiamo visto, gli abbiamo visto ribaltare ogni tipo di situazione. Complimenti. Sì, soprattutto perché sento che il dash scompare in quella nuvola di fumo viola, è veramente difficile da leggere. Questo anti-air lascia avanti di Chandy, dove aspetta, riprende la combo e usa molto bene per avversario all'angolo. Ah, bello, sul rialzo, molto bene. Ributta all'angolo e fa questo cross up fallito, però la pressione è importante, block string, cerca di prenderlo, non funziona. Trigger, whiff la presa. Air to air a favore di Ryzen. Madonna mia, cosa ha fermato qui? Distanza della bolla. E Forgo! La lettura di Forgo! Air to air in favore di Bison. Sembra avere le gambe più lunghe addirittura anche di quelle di Chan Lee. Il distruttore! 1 a 1. Round 1. È ancora tutto da vedere. Ok, pressione. Sembra abbastanza secco la cosa. Forgo però vediamo che comincia. Ha cominciato un bel tool contro il Mr. Bellard. Sul Kuro fa. Fa l'anti-air. Air to air contro Forgo. Vai in montaggio. E qui il danno è pesante. E una presa per resettare. Close to stun. Miki, colpo Miki, Kuro para tutto, scappa, però arriva lo standard. E hai stun! Chiude, quasi chiude. Perché questi sono giocatori che non si lasciano intimorire da un match pixel. Però comunque, Forgo riesce a chiudere. Questo è un gioco in cui la lettura dell'avversario è molto 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 importante. Il match cambia continuamente anche per questo. Dall'inizio si cercano di fare le cose base, dopodiché si cerca di rispondere a quello che si è visto fare dall'avversario. È un gioco molto molto strategico secondo me. Forse over quel colpo. Sta parando basso. Ok. No, è riuscito a parare. Instant air lag. Pressione presa. Colpo all'angolo. Esce così. Utilizzando una barra con quella bolla di Bison. Che si finisce il side trap. Nuovo, attenzione, prova a centrare. Forgo carica la barra. Tenta il comando che va sempre in grado di utilizzare la barra. Ok, spacing, presa, tiene la distanza, preferisce fare una bolla, invece di avvicinarci, e qui c'è un cross-up mancato, Kuro bravissimo a parare, continuo meglio, attenzione,
e non lo riesce a saltare. Ragazzi, il danno combo invincibile sui trigger sono veramente pericolosi. Vediamo se ci riesce, è uscito dall'angolo. Il bug è già dentro. Lì ha l'intera barra. 13 secondi, 10 secondi. Ed entra, tira la coppa. E presa! Ottima presa. 1-1. Fine time, così chiusi la presa, che è ottima perché si tiene stasso. Quindi buono per turno, quindi riprendiamo. Sarà veramente bene. Questa deve essere la finale di questa parte. Vediamo che sono tantissimi player. Attenzione, Miti HP in Crash Camp. La stringa aerea assurda di Chun-Li. Forse sì, reazione. La barra dello stand di Bison è quasi piena. È mancato la combo. Presa entra. Entra intanto lo stand. Sì, però fai quello che ti serve. Infatti basta un pugnetto in scivolata. Ma non è finita, E Urien, sono molto molto curioso di vedere Urien nel suo nel 3D. Riprendiamo. Studiano con un po' di frizzi, proiettili. È stato resettato anche un po' il gioco resettato, servono un po' settato. Quindi vediamo Bison molto aggressivo, sta pressando bene, colpi. Li messi a segno, Kuro non si lascia prendere il secondo del frame trap, molto bravo secondo tutto, perché appunto in questo gioco non bisogna fare entrare a parare. Come in tutti i picchiaduro. Quindi è arrivato qui. Se ce ne sono fatto tutte. Il primo round per Kuro. Chun-Li è la maggior parte dei player esperti considerano Chun-Li in essere in questo momento il top tier del gioco. E diciamo che sì, perché quindi essendo che c'ha è abbastanza maturo, quelli come energia. Infatti è poco, Nevo non ha mai vinto Tiok, non ha mai vinto GIF, non ha mai vinto Onda. L'energia parte. Ok, quindi... Hai visto il Fairlag? No, mi piace un casino questa cosa, il Fairlag con la forza. Si fa le medie, LP una barra per quell'altro. Ok, Borgo, esperienza, attenzione, la fisica. Attenzione, mezza barra di danno. Comunque Kuro non gli permette nulla, non si lascia intimorire da mezza barra di danno e dal enorme vantaggio che la destra. Mamma mia! Che cosa fa? Bravissimo! Attenzione! La bolla che esplode ferma l'avanzata di Chun-Li. Ah, è tempo, mancava poco tempo. Sì, 8 secondi doveva andargli in faccia. Kuro Borgo lo sapeva. È aggiallato giustamente quella bollicina di Bison. Quindi ogni round inizia con la pressione di Bison. Guarda, inizia la calda. Saranno tre frenzate. Ma come ogni buon giocatore sa, per frenare il frenzato basta parare. Quando l'hai imparato è facile, sei un personaggio con una reversa di omicidio. Magari sarà che smashi, non parte una short, non parte un caso, non parte scudo, non parte niente, parte solo una normal.
e quindi ti prendi la frame trap in faccia. scusate. Molto pochi personaggi in realtà hanno reverse di setup. Orgo ha parato il setup, bravo. Orgo si trova in svantaggio, abbiamo visto che è in grado di recuperare da ogni situazione, perché attenzione, no, questa non si recupera, entra con la critical. 3-1 per Kurosaki, complimenti a tutti e due, i match erano veramente molto molto vicini, complimenti a tutti e due. Perché stavi giocando tu?